Guardate oggi dove vi ho portato. Ciao Edgar, che stai facendo? Ciao, ciao a tutti e a tutti! Sto leggendo Il magico buffo bizzarro Paese dei numeri, il nostro nuovo libro, Fabio, quello che abbiamo scritto insieme. Bellissimo! Eh sì, è un libro per insegnanti della scuola dell'infanzia, per insegnanti della prima elementare, ma anche per genitori, operatori per l'infanzia. È un libro per accompagnare i bambini in un grande laboratorio espressivo per giocare con i numeri e con la matematica. E infatti noi l'abbiamo proprio chiamato una fiaba laboratorio, perché inizia attraverso il racconto di una fiaba e questa fiaba ci porta direttamente a strutturare, a costruire un laboratorio espressivo incentrato sui numeri, sulla matematica, ma anche su tanti altri linguaggi che svilupperemo in classe con i bambini. Fabio, vuoi sapere come inizia proprio la nostra storia? Te lo stavo per chiedere, guarda. E allora vi racconto. Il folletto Patapom aveva preparato una torta bella e golosa, con tante ciliegie rosse e una montagna di panna. La sua amica folletta, Maria Pom, sarebbe rimasta a bocca aperta. La fiaba inizia così, ma poi accade qualcosa Già. che sconvolge un po' i piani del folletto. Il folletto Patapom sarà un po' il protagonista di tutta la narrazione e avremo anche proprio la nostra torta che ci accompagnerà in tutto il percorso perché dovremo andare a conoscere diversi personaggi che devono aiutare il folletto Patapum a portare avanti una missione, a raggiungere un obiettivo finale e avremo anche un'alleata magica, la fatina dei numeri. Ma Eh è carinissima. sì, e poi incontro dopo incontro, appunto, andremo a conoscere tanti personaggi diversi e ogni personaggio ovviamente sarà legato a delle attività specifiche che faremo con i bambini per giocare con i numeri, per scoprirli, conoscerli, sperimentarli. Vuoi conoscere qualche personaggio? E dai. Allora vediamo, eh. Vediamo, vediamo chi posso Chi presentarvi. ci Vi presenti? Chi ci... presento Agata. Agata è la cuoca. Ah. È il personaggio della cuoca, si vede? Sì. È il personaggio della cuoca che incontriamo in questo percorso e Agata ci permetterà di proprio contare, giocare con i numeri, con le quantità. Vi faccio vedere una cosa, vi faccio sbirciare. Andremo anche a preparare, ta-dam, una Ah. pizza di numeri, giocando quindi anche con l'arte. E poi, come vedete, qui non so se riuscite a curiosare sul mio tavolo, ho diversi oggetti associati anche ad altri personaggi. Ho una lente di ingrandimento associato ad un altro personaggio che si chiama Ah. Penelope, che ci permetterà di creare delle liste e quindi degli insiemi, di giocare, a cercare, a raccogliere. E poi qui ho delle barchette di carta Guarda, non... sono associate a un altro personaggio. barchette bellissime. Ma sono barchette un po' speciali, eh? Ah, Sono sì? barchette, eh sì, un po' magiche, ma lo scoprirete nel percorso. Sono associate a un altro personaggio che si chiama Iris e che ci aiuterà anche lei in questa missione. Bello Insomma, interessante, molto. sì, i personaggi sono veramente diversi. Addirittura noi alla fine del libro, Fabio, ma tu dovresti saperlo, abbiamo strutturato, poi c'è una sintesi proprio per gli insegnanti e la struttura di un intero laboratorio espressivo, è ovviamente nel nostro magico paese dei numeri, addirittura strutturato in 14 incontri. Ovviamente poi gli insegnanti potranno decidere se seguire tutta questa struttura e quindi portare avanti il percorso in 14 incontri oppure ridurlo e quindi farne molti meno. Insomma, quello poi dipende dalle esigenze della classe, degli insegnanti, ma insomma alla fine si trova anche tutto il percorso strutturato per giocare con tutti questi personaggi e andare alla scoperta appunto di questo magico e buffo bizzarro paese dei numeri. Ma ovviamente tutto
è legato alla narrazione, c'è anche il gioco teatrale all'interno di questo libro, c'è l'outdoor education, c'è l'arte, ci sono le attività sensoriali, c'è la pluralità dei linguaggi, il tutto ovviamente strutturato con il metodo teatro in gioco per sviluppare questa fiaba laboratorio. Ma l'obiettivo di partenza, quando io e te Fabio abbiamo deciso di scrivere questo libro insieme, sì, è stato quello proprio di proporre ai bambini un modo buffo e divertente per iniziare ad esplorare i primi concetti matematici, sviluppare il senso numerico. E allora io lascerei la parola a te, quindi all'esimio professore, al prof di matematica, che ci racconta almeno gli obiettivi didattici del percorso. E basta con questo prof, io non sono prof, non so, io creo incontri di matematica creativa. Tutto lì. Vabbè, scusa, tu giochi con la matematica, certo. Vabbè, niente prof, ma vuoi comunque raccontarci un pochino, descriverci un pochino gli obiettivi didattici legati, ad esempio, ad alcuni personaggi? Certo, ma non come prof. Abbiamo detto, ricordiamolo, che in questo nostro laboratorio abbiamo associato ad ogni personaggio che i bambini conosceranno durante la storia, abbiamo associato degli obiettivi didattici specifici, legati ovviamente allo sviluppo dell'intelligenza matematica. Esatto. Ad esempio, quando nella nostra storia andremo a conoscere, ad incontrare il personaggio di Guglielmo, che non vi dico di più, non vi dico adesso che ruolo ha Guglielmo e che cosa fa, ma quali sono gli obiettivi didattici? Casualmente sono proprio qui, sulla pagina di Guglielmo. Ah! Gli obiettivi didattici che andiamo a trovare con Guglielmo sono: contare, misurare, utilizzare unità di misura diverse, scoprire i numeri nella nostra quotidianità. Wow, i numeri nella nostra quotidianità, che è importante. Chissà poi attraverso quali attività, lo scopriremo proprio insieme a Guglielmo, al folletto patapum, alla fatina dei numeri, giocando con tutte le cose, appunto le attività che ci propone proprio il personaggio di Guglielmo. Poi ad esempio io prima ho fatto vedere la pizza dei numeri perché è associata al personaggio di Agata, la cuoca. Vuoi sapere gli obiettivi didattici con Agata? Vorrei sapere, conoscere gli obiettivi didattici associati al percorso che faremo con il personaggio di Agata. Apprendere la perfetta sequenza dei numeri. Apprendere la numerosità. Ad ogni numero corrisponde una quantità. Conoscere e rappresentare il numero attraverso la manipolazione. Anche questo mi sembra molto interessante. Sì, manipolare il numero per conoscerlo. Esatto. Wow, senti, l'ultima cosa, prof. Scusa, Fabio, l'ultima cosa. So che in questo percorso, l'abbiamo scritto insieme, quindi ovviamente, in questo percorso c'è anche un personaggio molto speciale, magico, il mago Fabione. Un'omonimia. Vedi, si chiama come te, il mago Fabione, poi mi sembra anche che ci sia del tenero con la fatina dei numeri, vabbè, lasciamo stare questo adesso, poi è un pettegolezzo. Questo è un po' di gossip. Un pettegolezzo. Ma questo sembra di sì, ma poi si scopre durante la fiaba. Questo mago Fabione... Sì. Farà fare proprio una magia ai bambini, è vero. Ma tu ci puoi anticipare qualcosa o ci puoi fare un'altra magia, magari, non lo so. Ti ha insegnato qualche magia questo mago Fabione? Va bene, vi faccio una grande magia. Ah, dai! Una grande magia, proprio grande. Proprio questa si chiama la magia delle cinque dita. Wow! Adesso, bambini, prendete queste cinque dita così. Come con me, come qui, su questa mano. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far passare queste cinque dita da questa mano a quest'altra mano. Ci riusciremo al mio 3? 1, 2, 3. Oh! Velocissimo, visto? È passato subito. Questa è la magia. Cioè... Non finisce. Ah, non è finita. Questa è la parte più semplice di riscaldare. Ah. Adesso la cosa difficile. La vera magia. La vera magia. Ecco. Dobbiamo dividere queste cinque dita un po' in questa mano e un po' in quest'altra. Lo so, è difficile, ma ci possiamo riuscire. Al mio 3, 1, 2, 3. Oh! Eh? Conta un po'. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh!
Uno era caduto, eccolo qua. Vabbè, Fabio, ma il mago Fabione nel libro, scusa, fa una magia vera invece. Lui sì. E quindi i bambini potranno fare una magia vera, vera bambina, matematica, insieme al mago Fabione, ovviamente insieme alle insegnanti. Esatto. Vabbè, allora io ti ringrazio per averci svelato anche un po' degli obiettivi didattici, ma in realtà sono molti di più perché certo, i personaggi che incontriamo sono di più. E quindi ti saluto, grazie prof. Ciao Fabio, ciao! Ciao! Eccomi qui, voglio salutarvi anch'io, quindi vi ricordo questo nostro libro, Il magico, buffo, bizzarro paese dei numeri, scritto da me e da Fabio, dove troverete tutto questo laboratorio, questa fiaba laboratorio per giocare con i bambini. Il libro potete ordinarlo in libreria o acquistarlo direttamente online su tutti gli store online. E poi vi ricordo anche che io e Fabio svolgiamo anche un webinar per esplorare insieme proprio tutto il percorso, costruire alcuni materiali didattici, andare proprio ad approfondire tutta la narrazione, tutto lo sviluppo espressivo è appunto presente in questo libro. Le date sono 10 e 24 marzo, ci sono ancora alcuni posti disponibili e a questo punto vi saluto veramente. A presto, buon lavoro e buon gioco con la nostra matematica creativa!